Ho sentito dire a mezzanotte, ma non posso darvi conferma. Ho sentito dirlo tra la folla, cioè tra le persone che spara alle 24. Quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Potete fare l'altra fila anche da questa parte. Venite qui vicino alla strada, fate la fila qua e la fila lì, così pian piano ci organizziamo meglio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Rocco, prega per noi. Gloria al Padre e al
Cristo e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi abbiamo bisogno della salute del corpo e dell'anima. Per questo San Rocco, protettore degli ammalati e guida spirituale per tanti cristiani, ci aiuti, ci protegga e interceda per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Rocco prega per noi.
parecchio. Dopo un periodo abbastanza lungo abbiamo avuto di nuovo la possibilità di incontrarci per celebrare le nostre feste. Ringraziamo il Signore e affidiamo al Signore la nostra salute, ma non solo quella materiale del corpo, ma anche quella dell'anima, dello spirito. Che il Signore ci aiuti ad essere solidali con gli ammalati, a ringraziare quando stiamo bene e a fare del bene, a fare carità, come ha fatto San Rosa, come hanno fatto tante persone che ancora sono in mezzo a noi e tanti nostri cari che non ci sono più, ma ci hanno lasciato un bel esempio di carità, di amore, di vita cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, santo il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Glorioso Santo, che per la vostra generosità ne consacrati a servizio degli attentati e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza e guarire tutti gli infetti di acqua vivente, in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Montpellier, in tutte le città della Francia e dell'Italia da voi percorse, ottenete a noi tutti la grazia di essere per la vostra intercessione costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così desolante, ma molto più ottenetevi di essere perseverati nella peste spirituale dell'anima che è appunto in peccato, per poter un giorno essere partecipi con voi della gloria
Maestro, maestro! Come in cielo, così in terra.
darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri deboli, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Prega per noi. Fatti che la tua telefona è diretta. Forse fatti che la tua telefona è diretta. Perché questo è la sintesi.
dei comandamenti, amare Dio e amare il prossimo. Sono persone come noi che hanno scoperto il tesoro con la T maiuscola, Dio. E il tesoro, Dio presente nei fratelli e nelle sorelle bisognosi. Per questo chiediamo al Signore che aiuti anche noi a guardare con occhi trasparenti, con occhi illuminati dalla grazia divina, perché possiamo non solo imitare i santi, ma fare della nostra vita un dono per gli altri, un dono per la comunità, un dono per i bisognosi. Gloriosissimo San Rocco, che colpito da fuoco pestilenziale, nell'atto di servire altri noi stessi, e provando da spasmodici dolori, domandasti di essere posto lungo la strada, quindi scacciato fuori dalla città. Ti ricoverasti in una povera capanna, dove un angelo ha risanato le tue piaghe e un cane pietoso ha ristorato la nostra fame, recandoti ogni giorno un pane tolto alla mensa del suo padrone contatto. Donaci la forza per combattere le nostre infermità e la grazia per accettare le tribolazioni che non riusciamo a superare, implorando sempre dal cielo il necessario soccorso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. San Rocco, prega per noi. Thank you.
Vedrà quella che maglietta rosciata. Di, ha detto Aldo, dagli una sigaretta. Perché mo se fumo qua non va più.
ma bisogna andare oltre il simulacro o la statua per arrivare a quello che rappresenta, a quello che ci insegna, che significa, è la santità, non è altro. Una santità che riguarda tutti, perché il Signore chiama tutti nello stesso modo a diventare santi. E allora col pensiero, con la mente, con gli occhi della fede, dovremmo cercare di andare oltre la statua per vedere un pellegrino, un servo del Signore, uno che ha donato la sua vita per le persone bisognose, uno che è riuscito a comunicare anche delle grazie, perché il Signore attraverso di noi ha fatto miracoli, ha fatto guarigioni e sicuramente molte persone sono state colpite dalla santità di San Rocco e hanno seguito le sue orme, hanno seguito i suoi esempi e sicuramente hanno raggiunto anch'essi la santità. Noi non ci stanchiamo mai di guardare sempre verso l'alto, senza trascurare le cose di qua giù, i nostri doveri, i nostri impegni, ma sempre con lo sguardo rivolto verso l'alto, perché è là che c'è la nostra casa, la nostra cittadinanza definitiva. Siamo cittadini dei santi e per noi è una grande verità, è una bella verità. Sono i nostri fratelli maggiori che ci danno l'esempio e che intercedono per noi, perché conoscono sicuramente la nostra debolezza, perché anche essi avranno sperimentato qualche o molte debolezze in questo mondo, ma non si sono scoraggiati, hanno ripreso la strada e hanno raggiunto la verità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Presidiamo il Padre nostro per tutti i nostri cari deboli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Rocco pellegrino, prega per noi. Perfetto.
quel palazzo. Quello è il residence, l'ultimo residence che sta sulla sinistra, quando si va a Lucera. E guarda dove si va, stiamo sulla strada per Lucera. Dice che siamo sulla strada per l'uccello. Riprenderemo la processione all'ingresso in chiesa, perché per ora il giro è molto lungo. Ci rivediamo tra una mezz'ora e 40 minuti.